Natuzza, santa subito. Ho ancora vivo nell'animo il ricordo di quel coro spontaneo elevatosi dalla folla durante i funerali apparavati il 3 novembre 2009. Migliaia di persone durante le interminabili ore avevano sostato sotto il pioggia battente per rendere l'ultimo saluto a una donna. Una donna povera, ma ricca di amore per tutti, che tutti, proprio tutti, avevano imparato a chiamare mamma. Mamma Natuzza, una madre di famiglia, una nonna paziente, una anima interamente dedicata a Dio e per questo tutta consacrata agli altri. Non sto parlando di una religiosa, di una monaca vissuta in convento o in monastero. Natuzza Evola è una di quelle popolane calabresi rimasta sempre nella sua terra, con un vissuto ordinario quanto alle fatiche quotidiane di ogni famiglia, ma con fenomeni mistici di così alto prezzo spirituale che difficilmente si potrebbero raccontare, perché ogni parola renderebbe solo parzialmente l'idea del suo soffrire per amore di Cristo, e del resto più di qualche volta me l'ha detto con candida semplicità. Gesù mi ha chiesto di condividere la sua sofferenza e io ho accettato. E lui mi ha preso sempre sul serio. Proferendo queste parole, non aveva l'aria di una santona che mira a stupirti con l'eccellenza dei suoi privilegi, non cercava di apparirti santa a ogni costo, aveva piuttosto l'umile consapevolezza di chi, mancerata dalla sofferenza, accettata per amore, ti chiede di aiutarla a restare fedele a questo patto che costa tanto, talvolta persino troppo. Natuzza ha vissuto con semplicità contadina una vocazione di mistica che la comuna a strane e a straordinarie figure del nostro tempo, e tutto sempre senza far rumore, senza pretese, docile e abbandonata fra le braccia di Cristo, giovane nel cuore sino alla morte, e amante di trasmettere a chiunque un solo desiderio, una sola passione, la salvezza delle anime. Questa biografia ripercorre le tappe della sua esistenza con la serietà di chi si ferma ai fatti e la partecipazione di chi è stato testimone d'un cammino di santità straordinario nella sua ordinaria quotidianità. Certo è passato ancora troppo poco tempo dalla sua morte per focalizzare al meglio tutti i fenomeni mistici che hanno interessato la persona di Natuzza Evola. Altri studi seguiranno e spero contribuiranno a mettere ancora più in luce la ricchezza della sua personalità mistica. Già però, nelle pagine che seguiranno, il lettore potrà imbattersi nel ritratto sobrio ma articolato di una mamma Natuzza e cogliere il messaggio umano e spirituale che lei ci ha lasciato con la sua vita e con la sua morte.